ti chiamo canne! Si vocifera che Scipione si appellerà al popolo. Hai sentito, Catone? È necessario che l'autorità del Senato stronchi la sua ambizione. Le facili vittorie di Spagna lo hanno accecato. Pare che i suoi veterani si nascondano tra la folla. Vuole andare in Africa. Ma non gli verrà affidata la Sicilia. Chi andrà lo stesso? La legge è legge, ma in Africa solo il console a cui è affidata la Sicilia. Catone ha ragione. Per la prima volta a Roma. Da dove vieni? Da Arezzo. Da Arezzo. Già, ad ascoltare i vostri discorsi, mentre noi prepariamo le armi. Ti dico che siamo 500. 500? Siamo di più, visto con i miei occhi, superiamo il migliaio. Tutti volontari? Tutti volontari. E di dove? Di dove? Ehi! Ascoltate e constatate! Questo è l'unguento del serpente di Esculapio! Manda via tutti i mali! È buono a mandar via Annibale dall'Italia! Si vince. Sicuro? Si vince? Certo. E chi ha tenuto a bada Annibale? Noi, che in Spagna abbiamo battuto a Sdrubale e impedito che venisse ad aiutarlo. Padre, certo. Ma sconfitti. Ora poi che Scipione è console, vedrai. Annibale, non è a Sdrubale. Sì. Vuoi scommettere la tua vigna contro le mie pecore, che prima che Scipione abbia finito il suo consolato, avrà vinto e cacciato Annibale dall'Italia? E scommetto. Vuoi scommettere? Ma. Padre Costello. Quando 17enne al Ticino, i dei vollero che salvassi mio padre dalla furia dei cavalieri cartaginesi, nessuno avrebbe potuto farmi credere che 15 anni dopo Annibale sarebbe ancora in Italia. La tattica temporeggiatrice del dittatore Quinto Fabio Massimo e l'eroica resistenza di Roma hanno certo domato Annibale riducendolo nel bruzio, ma non hanno scongiurato la minaccia. È tempo che Roma sia liberata per sempre da questo pericolo. Ed è mio convincimento, padre coscritti, che per vincere e terminare la guerra non resti altra via che passare con l'esercito in Africa. Anche cacciato Annibale dall'Italia, non sarà finita la guerra sinché Cartagine, vera origine di questa, non sia definitivamente debellata.
L'ambizione lo perderà. Catone non se l'aspettava. Che rispondete, padre Coscritti, alle proposte del console Publio Cornelio Scipione? Nessuno potrà sospettare, padre Coscritti, che io avversi per invidia il piano del nostro valorosissimo console. Piuttosto, la mia esperienza e la mia età mi fanno trovare temeraria l'idea di far passare l'esercito in Africa. Primo, perché non è verosimile che Annibale si presti al gioco di seguire il nostro console in Africa. E poi, perché non potendo la Repubblica levare due eserciti, non rimarrebbe nessuno a difendere Roma se Annibale la salisse. Ricordati, Scipione, che prima di portare l'offesa nell'altrui paese si deve difendere il proprio. La salvezza della Repubblica non può essere affidata alla sola tua audacia. Contrariamente all'opinione di Quinto Fabio Mas, padre Coscritti, io credo ragionevole, anzi necessario, portare la guerra in territorio nemico piuttosto che subirla. Quale più chiaro esempio di Annibale stesso? Io lo costringerò a combattere nel suo paese, dove premio della vittoria sarà Cartagine e il dominio del mare. Riposi al fine questa tribolata Italia, e siano piuttosto le insegne di Roma sotto le mura di Cartagine, che non le sue sotto le nostre, e senta finalmente Cartagine il peso di un esercito romano nel suo territorio. È vero, Scipione, che se noi non acconsentiamo alla tua proposta ti appellerai al popolo. Farò quello che sarà utile alla salute della Repubblica. Non so quanti di noi siano d'accordo sul tuo modo di salvare la Repubblica. I disegni di Scipione hanno portato alla conquista della Spagna. E gli ha distrutto quattro eserciti. Scipione non pensa che alla sua potenza. E gli pensa alla potenza di Roma. No. Abusa del favore del popolo. Dove più l'autorità del Senato? Ci è vietato discutere. Così fosse, sarebbe la vera salvezza di Roma. Sorteggio, sorteggio, sorteggio. Padre Coscritti, poiché la maggioranza ha deciso il sorteggio delle province, si provveda al sorteggio. A condizione che la Repubblica non abbia a sopportare spese. Hanno deciso il sorteggio! Ma che sorteggio? Io raccomando Scipione! Per Publio Cornelio Scipione. Sicilia. Africo Regno Sicilia. La Sicilia è toccata il Scipione. Ci siamo, si va in Africa. La Repubblica non gli darà né un soldato né un sesterzo. Sei sempre pronto a commettere. Sempre. È sicuro di vincere. Scipione. Scipione, i reduci della Spagna sono tutti con te. Scipione, vinci! Noi di Arezzo ti prepariamo le armi! Sì, ti daremo le armi! Vinci! Noi di Tarquinia
Le navi! Noi di Volterra le vele! Potentissimo Annibale, signore delle vittorie, non ricusa mai di vedere il mercante Fenicio. Basta. Andiamo. La cavalleria numida è ancora nel campo. Un anno che non ci paga. Ed è tanta la fiducia, o signore delle vittorie, che i romani ripongono in Scipione, che nel foro hanno osato mettere ad incanto il terreno dove sono piantate le tue tende. Annibale vi darà non solo le paghe arretrate, ma anche il soprassoldo promesso. Siamo stanchi di aspettare. Di promesse non si vive. Vogliamo andarcene. Le navi di Cartagine cariche d'oro stanno per arrivare. Ma non arrivano mai. Basta, 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 basta. Raduna subito la cavalleria. Aspettami. Oh.
tanto oro da pagare il doppio di quanto vi spetta. Chi vuole andarsene ne ponga le armi e sarà pagato. Non devi dare. Pagati con la moneta dei traditori. E voi preparatevi a levare il campo. Occhio, non ti giova. Dicevi dunque che Scipione? Scipione in Sicilia raccoglie già gli eserciti per portare la guerra in Africa. Fare l'Annibale a Cartagine. Io ti amo, io rifugio, io amo, io amo, fa che Arunte ritorni vittorioso in Colonia. Fa che l'attesa non sia triste a te. Tiri robusti, così potrai risparmiarti anche di nutrirli. Guarda che braccia! Thank you.
portala tra gli ostaggi. Padrona! Lo scudo, affila la spada, ti servirà di più. Catone è stato incaricato dal Senato di seguire la spedizione come questore. I 300 cavalieri richiesti si sono presentati. Belle cavalcature, ricchi equipaggiamenti, ma uomini fatti piuttosto per parate che per battaglie. Siano liberi, pur che lascino cavalcature ed equipaggiamenti. I siracusani protestano perché i cittadini romani di Italici, malgrado l'ordine del Senato, non hanno ancora restituito i beni usurpati. Sappiano i siracusani che Roma non ha che una parola. I beni usurpati siano fatti restituire con ogni mezzo. Il grano siciliano è finito, bisogna intaccare le riserve portate da Roma. Vedrai che domani il grano non mancherà. E i reduci di campo? Nessuno ha chiesto di arruolarsi. Adoperateli per forgiare armi. Andiamo, sfaccendati. Date almeno una mano al mantice. No, non è bastato darci per 8 anni ordini invece di grano. E obbligarci ai lavori più umili, solo perché a canne non siamo morti. Come se questa non contasse. Anche allo scorno, ora, forgiare armi per gli altri. Confinarci qui come traditori. Non siamo schiavi noi. Siamo soldati. Proprio a canne. Ma avevano ammazzato il cavallo. Spezzata la lancia. Mi venne addosso un numida. Io solo con la spada. Asilco! Sotto curcio! Al ventre! Al fianco! Forza! Colpicci! Che bravi! Non si direbbe che siete da 8 anni fuori esercizio. Bravi! Bravi davvero! Sono i volontari! Si adunano per prestare giuramento! Proprio qui dovevano venire! Senti, raccogliete le armi. Sbrighiamoci prima che giunga il console. Anche la cavalleria. E che bei cavalli. Voglio vedere. Non mi voglio guastare il sangue. Andiamo. Non abbandonerò mai le insegne. E obbedirò fino all'estremo delle mie forze agli ordini del console. Addio! 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 Addio!
ed è il protettore di Roma. Mi suggeriscono il nome per l'unica insegna salvata a Cannes. La nostra insegna. La nostra insegna. Vendicatrice. Chi la porterà marcerà nella schiera d'onore e chiamerò primissima cannense. È giusto che marci innanzi alle altre per la pazienza non aver tanto aspettato. La seguiranno quelli venuti con me dalla Spagna. I romani che hanno in cuore un'irrevocabile decisione. Cancellare l'onta di Cannes e dare finalmente alla patria una giusta pace e un più sicuro avvenire. Saranno i giovani a seguirla. No! Noi la seguiamo! Noi vendicarci! Anche le armi! Prendici con te! Noi giovani! Pagone è sbarcato in Liguria con 12.000 armati, 2.000 cavalieri e ben 40 elefanti. I miei rifornimenti? 80 navi cariche di frumento sono pronte a salpare. Presto non mi rimprovererai più di non aver marciato su Roma dopo Cannes, eh? Bravo, mi hai portato una grande notizia. Va ora a riposarti. Domani ripartirai. Perché non ti rallegri? Temi forse che Livio Salinatore con le sue legioni sbarri la via a Magone? Ti farò tenere a bada i romani verso il mare e prendere la via dei monti. Insieme spingeremo Roma ad una morsa. Mentre Scipione sbarcato in Africa assedierà Cartagine. Intanto si dibatte in Sicilia a raccogliere uomini. Scipione è più vicino a Cartagine che tu a Roma. E Cartagine è mal difesa. Annibale, accorri prima che ti chiami. Prima che io non abbia schiantato Roma, non lascerò l'Italia. Il mio destino sono legato adesso. A 9 anni mio padre mi ha fatto giurare odio ai romani. Per questo odio ho dimenticato tutto, anche la mia terra. Non temere, Marvale. Asdrubale saprà difendere Cartagine. Che fai? Conto gli anni. Ne sono passati 15 da che siamo in Italia. Tutta la mia giovinezza, ma... Volevano fuggire. Risparmiateli. Oggi posso anche essere clemente coi romani. Non vogliamo la tua clemenza. Questi romani, più sono vinti e più si inorgogliscono. Frustatelo allora. La tua clemenza è breve, Annibale. Ha avuto quello che ha chiesto. Seguimi. Seguimi. Delia! 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 Vieni. Non temere. Non ti temo, Annibale. Temono più gli dèi. Sei in mio potere. Potrei fare di te quello che mi piace. So che non puoi essere clemente, ma non ti temo.
Per essere clemente, avrei dovuto lasciare impunito quel ragazzaccio con cui volevi fuggire. Scipione in Spagna lasciò liberi due giovani perché si amavano. Non so imitare nessuno, nemmeno il tuo Scipione, che invece imita me. Scipione è amato per la sua bontà, mentre tu sei odiato da tutti. Come osi dire questo ad Annibale? Dico quello che tu stesso sai. Se non fossi così giovane ti farei punire. La mia nutrice mi parlava di te, come dell'orco che divora i bambini. Ma ora non mi fai paura. Sei coraggiosa. E per questo mi piace. Ti terrò con me per offrirti agli dei della mia terra che divorano i bambini. Perché tu mi insegni ad amare. Non lo vedi? E come mai? Mi seccavo a Roma, non fanno che cominci. Non me la dai a intendere? Sei venuto per ritirarti dalla scommessa? Salve, Catone. Scipione era già inquieta per il tuo ritardo, la partenza è imminente. La tempesta ci ha colti a mezza strada. Scipione ha ben disposto tutto, ma si è dimenticato di comandare i flutti. Ehi, dei! Abitate il cielo, il mare e la terra! Noi vi adoriamo, ed io vi prego che tutte le cose che compio e che compirò siano prospere a Roma, al suo popolo, ai nostri alleati, agli amici dell'impero. Siate benigni a quelli che combattono per mare e per terra. Restituiteli sani e vittoriosi alle loro dimore, carichi di preda e di onori. E sia dato a me, dei immortali e dal popolo romano, di rendere finalmente a Cartagine quello che fece patire a Roma e all'Italia. Eserciti romani, più numerosi di quelli di regolo, marciano su Cartagine. Guarda, il Senato si riunisce d'urgenza. Una barca di Utica, pescando stanotte. Hai visto come ci vivono i romani, le navi romane? Sono più di 300. Provvedere a un'immediata difesa.
Scipione muove già verso Utica. Per assediarla bisogna impedirlo. Ha ragione. Occorre iniziare trattative di pace se vogliamo salvare Cartagine. Massinissa è già in cammino per unirsi ai romani. E ci sarà anche Siface. Siface sarà con noi. La paura dei romani sarà più forte dell'amore di tua figlia. Il sacrificio di Sofonisba sarà stato inutile. Meglio era concederla a Massinissa. È ora di finirla con gli intrighi. A questo è ridotta Cartagine. Si adoperino le armi. Si richiami Annibale. Dando retta a questi mangiatori di romani, abbiamo il nemico alle porte. Vogliamo la pace! Illusi! Scipione non si è mosso da Roma per venire a trattare la pace. E chiederla è peggio che perdere la guerra. Bisogna chiedere la pace! Bisogna attaccare Scipione! No! Padre ha avuto il comando degli eserciti. Gli alleati sono tutti con lui. Manca solo il tuo sforzo. Che gli dei di Cartagine servino a Scipione una sorte peggiore che a Regolo. Che la dea che è incisa su questa gemma mi conservi il tuo amore per tutta la vita. Lo smeraldo ha anche il potere di rendere propizia la fortuna nelle guerre. E che tu l'abbia scelto il giorno in cui Scipione è sbarcato in Africa è di buon augurio. È sempre guerre. Ricorda che sei alleato di Cartagine e Scipione vuole la fine di Cartagine. Ci terrei che tu non lesinassi troppo sul soprassoldo che concedo ai soldati. Ah. È giunto Massinissa, una notizia importante. Venga. Il superfluo genera negli eserciti corruzione, molletta. Non è col sesterzio che lesini che potranno galazzare. Salve, Massinissa. Lelio mi ha detto che hai notizie importanti. Asdrubale ha già messo il campo presso il fiume e Siface è a poche giornate di marcia da lui. Le tue informazioni non sono complete. I due eserciti sono congiunti da stamane. Allora abbiamo di fronte 80.000 uomini. 84.000. Massinissa si preoccupa del numero. Ora che sono uniti sarà più comodo. Qual è il tuo piano? Se la mia tunica potesse rivelarlo, la brucierei. Sì, hai visto me? Sì, eccolo là. Sì, smettila di fare l'ortolano, tanto non avremo tempo di mangiarla la tua lattuga. Vieni, ti ho fatto dare un incarico importante. Orso nudo. E lascia la zappa. Un'impresa interessante per stanotte. Qualcuna delle tue donne? Vacci da solo. Vieni, si tratta di cosa seria. Di che si tratta? Si tratta di una missione delicata nel campo di Sipace. Ambasciatore di Scipione per il re Sipace.
Ambasciatori di Scipione si recano dal re. Scipione, pur rammaricandosi del tuo abbandono, comprende che il nuovo legame che ti tiene a Cartagine è più forte dell'amicizia di Roma. Tuttavia, prima di attaccare un antico alleato, nella sua magnanimità egli ti porge l'occasione di mostrargli che non ti sei del tutto dimenticato della vecchia amicizia e ti prescegli mediatore tra Roma e Cartagine. Sono grato, Scipione, e sarei lieto di poter riuscire a far terminare questa lotta senza tregua fra Roma e Cartagine. Scipione comprende che il mio nuovo legame è più forte dell'amicizia di Roma ed è disposto a trattare. Sa Scipione che il re di Numidia è alleato di Cartagine? Per questo l'ha scelto mediatore. Roma allora chiede pace? No, la offre. Scipione vorrebbe vincere senza combattere. Scipione farà in Africa quello che ha fatto in Spagna. È necessario, Caio Lelio, che io riporti immediatamente al mio alleato la proposta di Scipione prima di prendere una decisione qualsiasi. E tu resta, perché io possa farti conoscere le intenzioni di Asdrubale. Sofonisba, non sarebbe cara anche a te una pace che ci consentisse di goderci il nostro regno? Sofonisba. Non vi può essere pace per noi finché le legioni di Roma non saranno annientate. Meglio si fa scoprire. Per giorni. Aspetta. E dove? Luna, luna, tutto bianca, senza un'ombra di dolore. Sinistra. Che dici? Un sogno orribile. I romani vogliono la distruzione di Cartagine. E per Massinissa, il tuo regno e la tua sposa. Mai, mai combatteremo finché l'ultimo soldato romano non sarà cacciato dall'Africa. Combatteremo finché l'ultimo soldato romano non sarà cacciato dall'Africa. Sembra che questa sia stata la risposta dei cartaginesi. Ne avranno loro per un petto. È la prima volta che le mie legioni hanno di fronte un nemico 25 volte superiore. Ma gli dèi, protettori di Roma, la vostra accortezza, il coraggio dei miei uomini, la fortuna che non ci è mai mancata, riusciranno a darci la vittoria.
All'alba di domani due corti comandate da Caio Ravirio punteranno su Utica per distrarre il nemico e guardargli le spalle. Domani sera la distribuzione dei viveri sarà anticipata e dal tramonto si darà il segnale di marcia. A mezzanotte saremo in vista del campo nemico. Sai essere amico anche dei vinti. E questo mi fa sentire maggiormente il peso del mio errore.
Certo, avrei preferito averti al mio fianco. Come hai potuto? All'amicizia di Roma, alla sicurezza del tuo regno, alla certezza della vittoria, anteporre le lusinghe di una donna. Puoi pretendere da un pazzo la ragione della sua pazzia. Da quando Sofonisba è entrata nella mia casa, la saggezza è uscita. Unico mio conforto è di sapere che il mio maggiore nemico, il fiero Massinissa, è caduto nella stessa rete. Nessuno potrà sottrarre Sofonisba alla sua sorte. Massinissa è entrata in città e si avvicina alla reggia. Salvati, regina! La sua vendetta può essere terribile. Egli ti ha troppo amata. Massinissa, non darmi viva in mano ai romani. Il tuo orgoglio di re non può consentire che io sia avvilita. Per il nostro amore, te ne scongiuro, te ne supplico. Promettimi di darmi tu stesso la morte, se non puoi salvarmi dai romani. Te ne supplico, te ne scongiuro. Deciderò io della tua sorte. Non dimenticare, Massinissa, che si faccia è stato vinto dai romani e che di lui, della regina, del suo regno, di tutto il popolo di Numidia, può disporre soltanto Roma. Non voglio sottrarla a Roma, ma lascia che sia io a condurla a Scipione. La regina deve seguire la sorte di si faccia. E io ti chiedo di risparmiarla. Non sono io, Massinissa, che possa concedere o negare. Di quello che farai dovrai rispondere tu stesso, Scipione. Sarà la mia sorte. Scipione potrà mettere in catena la sposa di Siface, non quella di Massinissa. Siface è in catene. Il suo regno è in possesso di Massinissa. Due nostri eserciti annientati. Utica caduta. È la fine. Tu stesso, Asdrubale, sei stato costretto a rifugiarti a Cartagine. Roma non teme più Annibale. È incoraggiata dalle prime vittorie, manda aiuto a Scipione. Aspetteremo che i romani siano sotto le mura per chiedere pace. È giusto. È lei. Pace. Pace. Vogliamo la pace. Se Cartagine vuole la pace, non è in mio potere di oppormi. Ti ravvedi un po' tardi. Sia pure chiesta una tregua, ma
ma non si tratti la pace finché Annibale non sarà tornato. Annibale è sordo ai nostri richiami. Pur di vincere in Italia lascerebbe perdere Cartagine. La vostra paura vi rende ingiusti. Senza le sue vittorie in Italia noi saremmo già schiavi di Roma. Annibale risponderà certamente al nostro appello. E intanto si chieda pure una tregua. Ma non tregua, pace! 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 Comprendo il tuo pensiero, Asdrubale, ma non ci lasceremo più ingannare. Siano mandati a Scipione i migliori di noi. Sia trattata una pace che ponga fine a ogni guerra, perché si possa vivere e riprendere i nostri traffici. Mercante. Taci, stratega fallito. Smettetela con i vostri rancori personali. Sia richiamato immediatamente Annibale. Massinissa si oppose. Chiese che a Sofonisba fosse risparmiata la sorte di Siface. La sua ostinatezza fu tale che io non ritenni opportuno assistere. Credevo che soddisfatto il momentaneo ardore sarebbe tornato ragionevole. Invece la stessa notte essa riuscì a farsi sposare. Non lasciarmi. Non hai niente da temere. Tu sei la mia sposa. E questo è l'accampamento Numida, anche se in campo romano. Lascia che io stesso vada da Scipione. Vada. Scipione romano. E nulla antepone a Roma. Caio Lelio fa dire a Massinissa che Scipione l'aspetta. Giura, Massinissa, di non consegnarmi viva ai romani. Se questo vale a rassicurarti, giuro. Saluto il conquistatore di Cipro. Roma compenserà degnamente il tuo valore e la tua fedeltà. Tutta la Numidia è ormai in nostro possesso. La tua impresa è degna del trionfo. È l'onore più ambito dei romani. Il regno dei tuoi avi ingrandito di nuove province ti aspetta. E tutto questo vuoi mettere in pericolo per le lusinghe di una donna. Ma Sofonisba... Ti ascolterei, Massinissa, se non avessi già udito da un re ridotto in catene dalla stessa donna le cose che potresti dirmi. Non dall'amore per te presa la figlia di Asdrubale, ma dall'implacabile odio contro Roma. Essa vuole indurre anche te a diventare nemico dei tuoi amici e a prendere le armi contro di noi. Tu non puoi dubitare di me. Ti credi così sicuro di te? Io voglio, Massinissa, ricordare soltanto le cose grandi che hai fatto. Le altre, quelle che taci, voglio dimenticarle perché tu non debba arrossirle. Thank you.
che accetto con gratitudine questo suo dono di nozze, che mi consente di morire da regina nel campo dei nemici di Cartagine. Così il giuramento di non consegnarla viva ai romani. Bisogna evitare che Massinissa commetta una follia maggiore. Provvedi che il corpo di Sofonisba sia inviato a Cartagine con tutti gli onori e ordina immediatamente l'adunata delle truppe dinanzi al pretorio. Re di Numidia, e ti decreto l'onore del trionfo di cui nessuno straniero prima di te fu ritenuto degno. Massinissa! 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 Vengano ora gli ambasciatori di Cartagine. Potentissimo Signore, noi ci prostriamo ai tuoi piedi e ti scongiuriamo di ascoltare le nostre parole. Degnati di essere clemente coi messi della sventurata Cartagine. Non i suoi cittadini sono colpevoli, ma i fautori di Annibale. Cartagine ora spera che la tua magnanimità le accordi finalmente la sicurezza e la tranquillità di cui ha bisogno. Ordina quello che ti aggrada a chi non chiede che ti obbedire. Sono venuto in Africa per riportare a Roma una piena vittoria e non una domanda di pace. Tuttavia, sebbene la vittoria sia portata dalla mia mano, non voglio mostrarmi spietato. Il mondo deve sapere che il popolo romano intraprende le guerre per la giustizia e in nome di questa desidera finirle. Vi detterò le condizioni di pace e vi darò 3 giorni per riflettere. Se le accettate, sarà stabilita una tregua perché possiate mandare ambasciatori a Roma. In quest'ora a Roma, condotti da Caio Lelio e da Catone, gli ambasciatori cartaginesi discutono già le condizioni di pace. Ma i veri amici di Cartagine e tutto il popolo invocano te, signore delle vittorie. Aspettano da te la salvezza. I ricchi sono pronti a darti tutto l'oro che sarà necessario. Messi di Magone? No, capitano, messi dei romani. Dei romani? Sono 3 soldati dell'esercito di Magone fatti prigionieri. I romani stessi li mandano finché tu sia informato dell'esito della battaglia. Mi siano immediatamente condotti. Ritiratevi tutti. Barbara, rimani. Siete dell'esercito di Magone? Sì.
La battaglia è stata dunque perduta? Perduta. Come? Da principio la sorte ci fu favorevole, ma poi sopraggiunti i rinforzi dei romani con la loro furia fecero volgere gli elefanti contro di noi. Il nostro capitano alla testa delle insegne resisteva valorosamente, lo vedevamo dalla nostra fila. Poi fu colpito e cadde da cavallo. Allora lo spavento prese tutti quanti e cominciarono a fuggire. Quelli che ancora vollero resistere come noi furono fatti prigionieri. E Magone? Mio fratello. Catturati. Non vedemmo altro. Non guardarmi così. Sì, di cura gli ambasciatori di Cartagine, di Annibale, Vittorio. Che altro gli rimane da fare? Lasciare questa terra che per 16 anni ho tenuta, perché ora l'invidia e la perfidia di Cartagine mi costringono ad abbandonare vergognosamente. Voglio, Marvale, che tutti i nomi delle battaglie in cui ho fiaccato la potenza di Roma siano incisi nella pietra, perché i romani ricordino. Non Roma ha vinto Annibale, ma il destino implacabile. I romani non potranno dimenticare. Le tue vittorie sono incise nelle loro carni. Ma la tua più grande vittoria, Annibale, l'avrai in Africa, difendendo la tua patria. Patria? Se la patria è quella terra per la cui conquista, patire, combattere, è una gioia. Se la patria è quella dove hai posto tutte le tue ambizioni e ne hai fatto la ragione stessa del tuo vivere. Se la terra che può farti soffrire nell'abbandonarla, sino a morirne. La mia patria è l'Italia. Lasciami fare. Publio Cornelio Scipione, ai cui piedi ben 30 di voi vennero a prostrarsi. Ora voi rispondete saccheggiando le nostre navi e violando la tregua da voi stessi richiesta. L'annunzio dell'arrivo di Annibale ha certo ispirato tanta impudenza. Ma se la sorte non vi darà la vittoria e sarete sconfitti, quali idee invocherete? Quali parole troverete per impietosire il vincitore? Insulta la maestà del consiglio degli anziani! Vediamola per i romani! Decidano le armi! Dite a Scipione e Cartagine rimette la decisione alle armi! Voi non avete più nulla da sperare, né dagli dèi né dagli uomini! Lo sdegno dei romani è giusto. Violare la tregua dopo averla invocata è contro ogni diritto. Finiamo!
Con immensa gioia. Essa si consegna a te con cieca fiducia. Affida nelle tue mani ogni potere ed è sicura che tu non indugerai a raggiungere il nemico ed a costringerlo ad accettare battaglia. Bisognava rispondere quando vi chiedevo aiuti dall'Italia. Siete sempre i medesimi di allora. Solo perché il pericolo alle porte vi fate ora umili. Siete voi stessi la causa della vostra e della mia disgrazia. Andate. E dite al consiglio degli anziani che attaccherò quando mi piacerà. E se mi piacerà. Alla figlia da prun prode cavaliere comandante di corte. Cavalieri non ne voglio, quei che sta sempre a cavallo, schiena curva in gambe storte. Quei che sta sempre a cavallo, schiena curva in gambe storte. Non mi resta che un triario. Più che a stati e cavalieri, titarelli, dite degno, il triario sì mi garba. Forse nudo e nervi tesi, spoca il dardo e toglie il segno. Forse nudo e nervi tesi, spoca il dardo e toglie il segno. Gli uomini nascosti sotto le baliste. Perché? Ci sono degli uomini nascosti sotto le baliste, devono essere spie. Spie? Su, va pure, ci vado io. No, no, di te non mi fido. Mezzio, te la fido. Voi prendete le corde, seguite. Legateli come si meritano. Calma, Biandini. Non avrete bisogno delle gambe per tornare ad Annibale. Vi faremo volare. Su, forza, ragazzi! Ah, vado avanti, con calma. Senza farmi del male. Ah. Oh, forza, forza. Avanti, un po' di braccia lì, via. Oh, ecco, così, alla corda. Alla corda, qua. Oh. E tanti saluti ad Annibale. Pronti? Fermi, che fate? Che fate? Sono prigionieri cartaginesi, li rimandiamo ad Annibale. Non sapete che qualunque straniero trovato al campo deve essere condotto al console? Slegateli subito. Certo, vi ha mandato Annibale per raccogliere informazioni. Ed io non ho difficoltà a facilitarvi il compito. Da loro tutti gli schierimenti e quando saranno soddisfatti scortali sulla via del ritorno. Siate precisi nel riferire ed aggiungete che questa notte arriverà Massinissa con 6.000 fanti e 4.000 cavalieri. Scipione ordinò di informarci ampiamente e ci raccomandò di riferire a te con precisione quanto avremmo visto. Questa sua insolente generosità è più pericolosa della sua spada. Manda subito ambasciatori a Scipione.
per dirgli che Annibale gli chiede un colloquio. La fuga è decisa per questa notte. Ancora spie! Pronti! Difesa! Siamo romani. Di dove venite? Dal campo d'Annibale. Come? Dateci da bere. Siamo assetati. Annibale ti ringrazia per la generosità usata verso i soldati cartaginesi e ti chiede di concedergli un colloquio nel luogo che vorrai e quando meglio ti piacerà. Io ad Annibale Crescipione disposto ad incontrarsi con lui. Il destino ha voluto che proprio io, che per primo mossi guerra al popolo romano e tante volte lo vinsi, venissi a comandare pace, mi conforta che mi sia toccato di chiederla a te. È strano che dopo aver combattuto il padre venga a chiedere pace al figliuolo. Noi cartaginesi compiamo questo passo odioso al nostro orgoglio e in condizioni di inferiorità. Ma è necessario che un ugual desiderio animi entrambi. Per quello che riguarda me, l'esperienza mi dispone a seguire la ragione piuttosto che l'audacia. Ma temo che la tua buona fortuna non renda facili le trattative. Il diritto di imporre condizioni di pace spetta a chi ne ha richiesto. Concedi tuttavia noi stessi imporci la pena. La Sardegna, la Sicilia, la Spagna e tutte le isole che sono tra l'Africa e l'Italia saranno di Roma, mentre Cartagine si limiterà ai suoi possessi in Africa. Tu avresti ragione di diffidare dei cartaginesi, ma sono io, Annibale, che chiedo la pace, perché la giudico utile alla mia patria e ti prometto di difenderla e di osservarla. Sonni. Che i cartaginesi hanno rotto la tregua perché sparavano nella tua venuta. E tu stesso lo confermi, poiché nelle condizioni che proponi offri quello che è già in nostro potere. La frode tornerebbe quindi a vostro vantaggio. Che fu prima Cartagine ad attaccare Roma, anche tu lo riconosci. E gli dèi che ci hanno dato la vittoria ne sono testimoni. Io sarei stato ingiusto se tu, allontanandoti di tua volontà dall'Italia, mi avessi offerto la pace e te l'avessi rifiutata. Oggi non ti devo alcun riguardo, avendoti per forza trascinato in Africa. So che ogni nostra azione è sottoposta al fato. Se alle condizioni da me imposte, che tu conosci e che Cartagine aveva già accettato, si aggiungerà un risarcimento per le navi saccheggiate, agli ambasciatori oltraggiati, potrò consultare il Senato. Ma se queste condizioni vi parranno gravi, già che non avete saputo sopportare la pace, preparatevi alla guerra. Ricordate le vostre vittorie! Siate degni del passato o di Roma! Ricordate, se vincerete, non solo diverrete!
milioni dell'Africa! Adorete Roma! Impero del mondo! Legionari! La fortuna vi offre la più bella delle ricompense! Morire! Per la patria! Chi sarà così vile da preferire ad un glorioso destino l'onta di cadere nelle mani del nemico solo per amore della vita? Legionari, il vostro grido sia vittoria! A morte! Cartaginesi! Pensate alle sciagure che cadranno su voi, sulle vostre donne, sui vostri figli, se sarete vinti! Pensate al ricco bottino che vi aspetta, se invece vincerete! Reduci d'Italia, non dimenticate i 16 anni che abbiamo spesi in tante vittoriose battaglie contro i romani. Veterani, ricordate il Ticino, il Trasimeno, canne, legionari, vendicate canne! L'urto degli elefanti. I manipoli saranno schierati in colonna. I veliti, formando la linea piena, maschereranno gli intervalli. Pronti a sgombrarli per lasciare libero il passo alla carica degli elefanti, e attaccarli alle spalle. Thank you.
Aria! La morte! Cavalieri fugge. Corri al campo e via Acon che esca con la sua fanteria per attaccare i cavalieri romani alle spalle.
Serrino le file e abbassino le lance, rimanendo al loro posto. Buonate la ritirata! Come mai? No, no, lasciate fare a Scipione, io lo conosco. Li fa ritirare per meglio vincere. Ordina di riorganizzare gli astati! Aggiungete Lelio Massinista! E tornino immediatamente a prendere il nemico alle spalle! Durata!
Celia! Celia! Thank you.
grano. E domani, con l'aiuto degli dèi, comincerà la sera.